Salve a tutti e benvenuti in questo ottavo episodio del mio Let's Play Walkthrough Gameplay di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Faccio sempre una fatica boia a dire questo nome, però vabbè, continuiamo. Oggi proviamo l'ultima tartaruga che ci manca da provare, Michelangelo. Quindi selezioniamolo e andiamo. Come vedete infatti è ancora a livello 0. E dobbiamo fare il livello 8, l'episodio 8. Panico nel cielo, vai. Panic in the sky. Panico nel cielo. Luogo skyline di Manhattan. No, ancora questo. Che schifo. Guarda. Non si capisce manco niente della prospettiva in questo. No, che brutto. Io odio questo tipo di livelli. Ma sono molto più belli quelli a piedi, che non capisco perché si ostinino a fare anche questi. Vai. Special. Non so chi mi abbia colpito o cosa mi abbia colpito. Merde. Eccoci qua. Arrivano questi che sparano. Bene. Impossibile da colpire questi, però posso fare così. Attenti, vabbè, ma non vedo nemmeno che arrivano i colpi comunque. Devi proprio spostarti sulla fiducia. Vedi, arriva il segnale, ti sposti. Eccoci qua. Fuori tutti. Attenti sempre ai segnali di pericolo. In caso in cui arrivino. Eccolo là il dirigibile di Teenage Mutant Ninja Turtles. Eccoci qua. Li abbiamo allineati bene questa volta, eh? Ah, arrivano i missili? Addirittura i missili. Ok. Ma noi non abbiamo paura dei missili. Li evitiamo con nonchalance. Questi invece un po' più paura ce la fanno. Eccoci qua. Dai, che merda. Ecco fatto, crepa. Ed ora? In mezzo alle nuvole, bello, altra pizza. Oh, attenzione, boss fight. No. Sono una navicella che... Dai, via. Lascia giù dei nemici. Altri nemici? Io sto qui pronto, eh. Ecco lì. Spawn kill pesante. Dai però, stavo per colpirti, merda. Ecco fa, crepa. Sbeffeggiamo un po'. Altri spawn kill qui. Allora, facciamo colpire loro al posto nostro. E andiamo di special. Vai. Ricarichiamoci la special. Altra pizza. Ci avviciniamo probabilmente alla fine del livello. Di nuovo nelle nuvole. Di nuovo tra le nuvole. Sì, questo mi dà l'impressione di caricamento di fine livello. Guarda le dirigibili che belli, tra l'altro. È saltato da solo qui, eh. No, l'ho lasciato cadere. Wingnut, il guerriero più sbatacchiante. Cosa? Non so cosa devo fare. Ok. C'è modo di capire da dove arriva? No. Oddio. Oddio. Le hitbox però non si capiscono, eh. Le hitbox sono strane. Va bene. Ok. Vai, special. Guarda quanto li tolgo con la special. Mo questi però è un casino. Fuori tutti, fuori pure tu.
Via, 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 morto. Ok. Altra special? No, devo. Ora devo evitarlo. Ok. Ok. Fa sempre lo stesso pattern, più o meno. Vai, special. Mica, lo puoi legnare pure mentre fa sta cosa, comunque. Che può essere cattivissimo volendo. Ecco qua. Vai, sbeffeggiamolo. Perfetto. Ecco che arrivano altri missili. Le hitbox però sono un casino davvero, ragazzi, eh. Cioè, non si capisce una sega. Cosa? Non l'ho colpito? Dai, era proprio durante l'animazione, quindi non l'ho colpito. Vai, sbeffeggiamolo di nuovo. Ora dobbiamo arrivare a colpirlo, però, altrimenti qua è un casino. Eh sì, tankiamoci un po' di colpi, ma poi distruggiamolo. Mikey, Michelangelo. Bene così. Distrutto. Episodio 8 terminato. Bene così. Wingnut sta crollando sulla spiaggia. Sarà la spiaggia la nostra prossima location? Probabilmente sì. Eccoci qui. Nel prossimo episodio giocheremo episodio 9 Crisi a Coney Island. Ma per questo è tutto. Quindi io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Dalla Charles Sphere è tutto. Al prossimo video.